Sara Biagiotti, oggi la presentazione della candidatura che mette d'accordo tutto il PD ma anche una lista civica. Oggi la presentazione della candidatura, della mia candidatura a sindaco di Sesto Fiorentino. Sono molto contenta di tutto questo, i partiti del centro-sinistra appoggiano la mia candidatura, probabilmente un gruppo di cittadini ha richiesto e appoggerà la mia candidatura, e questo è molto importante perché è un segnale che è molto diffuso all'interno della nostra regione, che c'è veramente una grande attenzione, una grande voglia di partecipazione che va ben oltre i partiti, e questo è fondamentale perché in un periodo come questo, di scarsa partecipazione alla vita politica, il sentirsi parte attiva e il fatto che la cittadinanza, le persone semplici vogliano dare una mano e un contributo è un fattore determinante per la crescita della partecipazione nel nostro Paese, anche in vista delle elezioni europee. Saranno un traguardo importante per il Partito Democratico e per tutti noi. Si pone nei confronti di quanto fatto dall'amministrazione precedente, sappiamo che sono state portate avanti anche molto duramente delle battaglie, per esempio contro l'aeroporto, per il Parco della Piana. Queste tematiche centrali, lei come ha intenzione di affrontarle e quale posizione prenderà per esempio sull'aeroporto? Sesto sarà una città verde, dovrà essere una città verde, aderiremo al patto dei sindaci, che è un modo proprio per realizzare tutto questo e per fare in modo che le città siano ecologicamente compatibili con l'ambiente e con il territorio, e in questo senso il progetto dei boschi della Piana andrà a compimento, in quanto sono un elemento di compensazione del termovalorizzatore che verrà costruito a breve, in quanto appunto il procedimento di gara è già in fase. Per quanto riguarda le decisioni relative alla pista aeroportuale, il PIT della Regione Toscana ancora non ha deciso sostanzialmente niente, ci sono una serie di condizioni da tenere in considerazione per quanto riguarda gli aspetti ambientali, dell'assetto idrogeologico, del rumore e tutta un'altra serie di aspetti legati all'interesse generale dell'opera. Se questi saranno confermati vedremo quale sarà la decisione di Sesto Fiorentino. Ad oggi, al momento, tutte queste variabili sono in fase di studio e quindi attendiamo responsabilmente che gli studi vengano terminati e le valutazioni vengano tutte effettuate. Va bene.